insomma ormai la stagione è decollata ampiamente, questo autunno è molto caldo per te, ti abbiamo visto, ti dividi un po' fra Mediaset e Rai perché sei protagonista, lo sappiamo, per su Canale 5 la fiction per quella, Rosa Dieva. Ballando è una parentesi divertente, autoironica, perché insomma a ballare quindi è non lascia, però è una parentesi che dura ancora un altro mese. Ecco, questa è la notizia, però ci hai dato una notizia buono, perché te quando parti ti fai il mio lavoro è quell'altro, il mercoledì sera su Canale 5, le tre cose, il mio lavoro di attore, insomma, quella è la parentesi divertente. Bene, vedo che lei è tranquillizzata, chi lo sa questo applauso. Non posso farlo, dici te. Com'è l'esperienza di ballando all'esterno? Come vedi è una tragedia, perché io e il ballo siamo due cose diametralmente opposte, però è divertente, dai, sì. Comunque ci proviamo, dai, è una cosa divertente, una autoironica deve essere, che credo che ballerini dentro non ce ne siano, è chiaro. Comunque meglio l'attore, io. No, quello è il lavoro mio, questa è una parentesi, ripeto, divertente. Milli, Carlucci erano 4 anni che mi proponeva, io non potevo perché ero sempre impegnato, e poi questa volta l'abbiamo fatto bene, ma è divertente. Però insomma, finisce là, fra un mese è finita la faccenda, forse anche prima. Che ne pensi di questa importante manifestazione di Tutto Sposi? No, è una bella manifestazione, io sono a favore degli altri che si sposano, capito? Basta qualcuno si rala. Ma comunque sono manifestazioni importanti, è bene in un momento del genere da parte degli scherzi che ci siano, che ci sia un po' di fermento, perché sennò se blocchiamo tutto, insomma, poi la congestione è totale. Invece bene, vedo gente, vedo movimento, bene. Grazie Roberto. Sei addormentato, no?